Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video, in una nuova tipologia di video. Oggi faremo insieme un video aspettativa versus realtà. Questa tipologia di video l'ho vista dal canale di Chiara Facchetti, che non starei mai guardando questo video, ma ti mando un enorme bacio. Mi piacciono tantissimi i suoi video, cioè pensate che io ho 14 per aspettare un suo nuovo video. Mi piace davvero tanto proprio come persona e porta davvero tantissime tipologie di video e mi piacciono sempre tutte. E quindi ho voluto fare anche un video simile perché io sono innamorata di quei video di aspettativa versus realtà. Non so se pure voi, ma io amo quel genere di video. Le ho visti su altre tipologie di video, ma mai almeno nel suo canale, oppure mi sto confondendo perché fa davvero tantissimi video, quindi adesso non ricordo bene, ma se non mi sbaglio non ho mai visto questa cosa sui capi sportivi. Non ho ordinato tanti capi sportivi, ma tre capi, principalmente leggings. Le ho preso sul sito di Wish. Allora, raga, oggi ne vedrete solo due per il semplice motivo che l'altro non mi è arrivato e ho aspettato anche tanto, vi faccio vedere. Allora, io ho ordinato, aspettate che riprendo di nuovo l'ordine. Ormai sapete che Wish ci vuole davvero tanto per arrivare i prodotti, poi specialmente in questo lockdown ci vuole ancora di più di tempo, però se comunque, ma adesso vediamo un po' se ne vale la pena. Però comunque se sono buoni i capi, ho sbirciato un po', poi vi spiego anche perché, oh. Se sono buoni i capi, comunque alla fine ne vale anche un po' la pena. Vedi, aspettare un po' di più. Allora, eccolo qui l'ordine. Ho ordinato il 29 aprile e mi sono arrivati dove la consegna era prevista il 9 giugno e sono arrivati tipo dopo all'incirca il 10, tra il 10 e il 15 giugno. E aspettavo l'altro che era in consegna il 23 giugno e non è arrivato, quindi poi se arriverà ve lo mostrerò, ma raga, oggi pensate che 23 luglio è già passato un mese e ancora non è arrivato, quindi se arriverà ve lo mostrerò o in un blog o su Instagram, ma era inutile aspettare un altro mese o ancora di più per fare cosa, per alla fine non concludere niente, perché poi veramente se ne andava per le lunghe. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, così da andare a testare anche altri capi sportivi su altri siti. Infatti ho ordinato già qualche altra cosa, quindi spero che questa tipologia di video vi piace, così da continuare e da andare avanti. Io ho avuto, come avete visto, ho aperto i pacchetti perché a volte se si ordina dallo stesso venditore i prodotti arrivano insieme nella stessa confezione, quindi ho detto apriamo perché forse c'è un doppio leggings all'interno, ma invece no. Vado ad aprire il primo, infatti ho solo visto, non li ho proprio neanche toccati per mano. Ho preso di tutte e due taglia M e di questo ero già indecisa. Ovviamente io vi farò la mia aspettativa e poi dopo andiamo a vedere la realtà proprio indossato e poi farò una clip parlata così da spiegarvi e da vedere un po'. Su questo ero molto indecisa. Il tessuto è molto bello. Ero molto indecisa, quindi speriamo bene. Allora, raga, devo dire la verità che il tessuto mi piace tanto. È fatto proprio bene. Il tessuto è morbido, bello. Ha questa lavorazione qui, che si porta molto quest'anno. Eccola qui. Intrecciato, non mi viene proprio in mente il nome, però devo dire la verità che è molto elastico. Ad entrambi entrerà sicuro, quindi ho fatto bene a prendere la M e sul sedere è un po' arricciato. Io questo sono troppo curiosa di vedere come sta. È un semplice leggings nero. Cioè, pensate che quello più particolare tra tutti non è arrivato, quindi vi dico anche il prezzo. Allora, ultimamente da quando ordinavo io, le spese di spedizioni sono aumentate. Prima erano sempre basse, tipo all'incirca 1 euro di spedizione su ogni prodotto. Invece ci sono anche spedizioni che costano più del prodotto in sé. Allora, questo qui, ovviamente vi ho messo già anche la foto di come sta sulla modella, anche così per rendervi l'idea. Allora, io questo qui l'ho pagato 4,95 euro il prezzo del leggings, quindi
Se veste bene ne vale, sicuramente ne vale la pena per 4,95 euro, però ho pagato 5 euro di spedizioni, quindi all'incirca tutta la somma è stata di 9,95 euro. Quindi raga, per un leggings ci sta, anche se andate in un negozietto lo trovate sui 10 euro, diciamo, questi marchi un po' sconosciuti. Quello qui è bellissimo, raga. Troppo troppo bello, anche se è un po' trasparente, però più che altro si vede l'etichetta bianca del leggings, però se voi ci mettete una mutandina nera è perfetto anche sotto. Adesso vi faccio vedere meglio la lavorazione, come ve lo avvicino ancora di più, ma è troppo troppo bello, mi piace tantissimo. Per me questo si merita un super super 10. Voi poi ci mettete una magliettina sopra o un topo. Ma è bellissimo, è fatto davvero molto bene. Sono rimasta super super soddisfatta. Ottimo, sicuramente riacquisterò anche le altre colorazioni, il grigio e il rosso. Belli, veramente molto molto belli. Ovviamente aprite l'info box, così vi linko proprio il link di quello che ho acquistato io. Bello bello bello. Comunque questa è la trama. Troppo troppo bello, mi piace tantissimo. Andiamo con il secondo leggings, eccolo qua. Questo è anche nero, però è super particolare per un dettaglio. Anche di questo ho preso la M. Il tessuto è già diverso. Speriamo bene. Allora. Io l'ho preso tutti a vita alta e madò, raga, speriamo bene, perché di solito quando è così a me scendono sempre. Perché sì, io sotto, poi lo vedrete, sono comunque un po', diciamo, più grossa rispetto alla vita. Io ho la vita piccola, quindi speriamo, speriamo bene. È questo tessuto un po' elasticizzato, un po' lucido, però giusto poco. Non ha niente a che vedere con i leggings di Prodis, con il tessuto, raga. Lo vedo comunque molto elasticizzato, però qui sul fianco sinistro c'è questa scritta che foi foi ter, boh, raga, non so manco che sta scritto, però mi piaceva proprio che c'era questa scritta così super particolare, ed è tutto tutto nero. Raga, io ho paurissima. Voi l'altro già l'avete visto indossato, io ho paura, raga, speriamo bene. E vi dico anche il prezzo. A primo impatto, sinceramente, mi piacciono molto. Però dobbiamo. Il primo sono sicura che mi può andare bene. Il secondo sono un po' indecisa proprio sul tessuto. Non mi fa tanto impazzire il tessuto, però, raga, stiamo comunque parlando di non un leggings di un marchio prestigioso, va? Mettiamola così, io. Allora, questo qui vi ho detto che ho preso sempre la M, perché comunque la M è la mia taglia. Però è bellissimo. Io ero indecisa perché c'erano anche altre due, altre quattro, altre tre colorazioni: nero, blu, rosso e grigio. Mi piaceva tantissimo anche grigio. Allora, questo è quello più economico perché l'ho pagato 3,92 euro e la spedizione 3 euro, quindi in totale 6,92 euro. Quindi anche se va male, almeno ci ho speso 6 euro. Quindi questo è il secondo leggings. Allora, vedete, a me questi modelli così non piacciono. Guardate qua, va troppo, troppo, scende troppo. Ovviamente, vabbè, adesso che mi allenerò a casa con la magliettina sopra, va bene. Però questi pantaloni così a me vanno troppo scomodi, perché dopo un po' scendono. Sinceramente, tra i due preferisco l'altro. Però è bello perché ha questa lavorazione, ma io, da come già avevo avvisato, quella fascia così. Perché a volte prendevo una L, mi andava troppo largo e se ne scendeva. Quindi questa per me è la taglia perfetta. Però io non amo questi modelli. Però devo dire che come leggings di 6 euro non è male, perché comunque non mi sento proprio di bocciarlo. È proprio una cosa mia che non mi piacciono così. Io preferisco altro che è più elasticizzato, quindi si modella. Però vi devo dire che questo qui non è male, è molto bello come leggings. Quindi per 6 euro è fattibile, ma di più già non ci avrei mai speso. Ci tengo a dire che io in questo video non ci guadagno niente, ho speso tutti con i miei soldi, quindi ci tenevo a dirvi questa cosa, però sinceramente io non mi sento di bocciarlo, però ovviamente scende. Se fate comunque squat e tutto, scende. Ovviamente se vi mettete una maglia più lunga, così
state tranquilli perché non si vede niente, ma se già andate con un toppo vi rovinate un po' la giornata di allenamento. Ecco tutto qua. Però devo dire che come leggings è molto molto bello. Poi questa scritta qui è la fine del mondo. Quindi devo dire che da questo video sono rimasta molto soddisfatta. Io adesso vado a misurarli, voi li starete, l'avrete già visti tutti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando raga, anche se è molto breve però ci tenevo, fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, così io continuo anche e andiamo a sperimentare anche su altri siti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!